il tradimento di una lunga campagna elettorale strumentalizzando l'argomento della sanità e tradendo tutte le aspettative del territorio. Un piano ormai datato già di 2 anni, si pensi che si dovrebbe approvare e discutere in Consiglio regionale un programma che riguarda il 2019-2021, siamo solo alla bozza ed è già febbraio 2021. È chiara la presa in giro e di luogo in luogo, dai 4 presidi dei comuni capoluogo, trasformati di fatto a un'DEA di primo livello, fino ad arrivare a tutte le promesse tradite da Giulianova a Sulmona, da Avezzano a Lanciano e Vasto e ai presidi più periferici o più piccoli, quelli oggetto della campagna elettorale, di fatto a tutti è stato dato un grande schiaffo alle comunità, agli amministratori, ai sindaci, alle aspettative di una campagna elettorale giocata esclusivamente sulle promesse. I poteri sono del Consiglio regionale. Grazie al centrosinistra questa regione non è più commissariata in sanità. Non si può procedere escludendo il Consiglio regionale e il confronto nell'aula consiliare.